è una città più piccola di un paesetto tipo San Lorenzo, però è una città culturalmente è come una capitale europea dal punto di vista della cultura. E perché i veneziani amano soprattutto un rapporto con la Fenice come uno degli aspetti più importanti culturali assieme alla Biennale. E dunque il rapporto tra Fenice e il carcere è stato stupendo. Poi è evidente che abbiamo avuto delle grandi collaborazioni con la sartoria e con la lavanderia del carcere. La sartoria abbiamo fatto dei costumi, Rosina, e costumi del coro. Abbiamo fatto altre cose e poi abbiamo pulito, a volte ripulito, scusate, i costumi di qualche opera d'oro, appartenenti al coro, si vedevano fare i propri costumi da questa cooperativa del Caccia. E hanno voluto anche loro avere un rapporto all'interno del carcere e sono venuti a fare un concerto con parte dell'orchestra. È stato un successo emozionante, le ragazze del carcere hanno amato tutto il programma del coro, ma soprattutto quello che è stato importantissimo è stato come che i partecipanti del coro erano emozionati a cantare all'interno di coro. Anche quelli dell'orchestra. È stata una cosa non bella, di più. Dicevo che c'era parte dell'orchestra della Fenice ed è stato un successo. E abbiamo detto tutte insieme, coro, orchestra e cooperativa, che la cosa non doveva finire qui, ma avere una sua continuità. Allora abbiamo intrapreso questo percorso di avere la sala grande, di fare il coro, parte dell'incasso va per fare un'orchestrina per i ragazzi delle mamme del carcere, cioè i bambini che sono all'interno del carcere. Solo pensarlo è una cosa favolosa, ma realizzarlo è una cosa che non sta, che le mie grazie sono molto felice. Intanto colgo l'occasione per ringraziare il pubblico che vorrà venirci a trovare, che avrà l'occasione con 15 euro di uno visitare il teatro, quindi invito tutte le persone anche che magari non sono mai venute a trovarci, vi invito a farlo perché avrà anche l'occasione di assistere appunto a questo bel programma e poi soprattutto potrà aiutarvi nella realizzazione di questo bel progetto. Allora, nel concerto del 3 luglio, di domenica 3 luglio alle ore 21, verranno proposti buona parte dei bei cori del nostro repertorio lirico-sinfonico e quindi nella prima parte verranno eseguiti i cori più importanti della Traviata, quello delle Zingarelle, dei Mattatori, e poi a seguire quello dei Lombardi e del Trovatore. La seconda parte invece ci sarà un'alternanza tra alcuni intermezzi sinfonici come famosa meditazione della Thaïs de Masnay, oppure l'intermezzo della Manon Lescaut, oppure quello di Suora Angelica, e inframmezzati appunto da altri cori come i Mascagli della Cavalleria Rusticana, e poi ci sarà la conclusione col nostro Va Pensiero che così tanto ci rappresenta.